Cari ragazzi, bentornati su Quei Due sul Server 2 con Tricky Tower e con le nuove espansioni che ci hanno inviato gentilmente gli sviluppatori. Ah, vedi, hanno preso le cose di... Ma sono gli stessi? Di Nuclear Throne. Ma ci sono dei personaggi bellissimi. Vabbè, però io prendo il procione e buonanotte. E poi ci sono anche dei nuovi blocchetti. Ma che figo. Guarda quello di Nuclear Throne, quanto è bello, dai. Io prendo questi. Che cosa sono? Gemme. Questi sai che potrebbero darmi dei problemi? Ma sono comunque stati... agli sviluppatori diremo anche grazie grazione, oltre tanto... grazie cercate di sistemare sta cosa della battaglia 2. Sì, perché in 3 funziona bene come conteggio e tutto il resto, però allora abbiamo iniziato con lo stesso modus operandi. Ma che belli i miei... Ma in realtà è l'unico modus operandi in alcuni casi, quello lì, capito? Tre slot. Capito come? Quindi lo metto qui, non dovrebbe cadere. No, invece cade! Ma dai! Allora, qui qui è una decisione ardua la mia. No, devo fare questa mossa. Ok, questo devo ficcarlo per forza. Asfidanga. Allora, ok, questo ci toglie riuscire. Quel cazzo di messaggio della batteria del DualShock, io sono pure molto grato, eh. Ma tu stai vedendo che sto facendo io? Vedo che ti stai arrischiando molto. Oh. Siamo diventati dei perfezionisti su Tricky. Però pure io sto rischiando tanto. Porca troia. No, non dovrebbe scendere. Allora, no, lì mi sei porca troia. No, devo fare per forza sta cosa. Madonna. Oddio. Oddio. Non potevo uscire prima sto Cristina d'Avena. No, io non so più dove cazzo mi ho messo. Oddio, mi sono fottuto con le mie mani. No, vabbè, mi sono fottuto. Ma ne hai messi un botto. Ma ne metterai di più tu. Io provo a fare una cosa. Si può fare, è facile. It's easy. No! Dai, hai vinto. Non rischiare. No! Avrei rischiato. Non so se ho vinto, eh. Secondo me sì. Pareggio. Beh, avrei sembrava rischiato. Sembrava molti di più. No, avrei rischiato. Io c'ho sto problema sempre, perché quando vedo una cosa... Che palle! Avrei rischiato! Cosa vuoi fare della tua vita in un momento in cui della vita alla vita stessa frega poco? Cosa vuoi fare della tua vita? Genere quando la vita diventa... Eh sì, ma stiamo facendo praticamente le stesse scelte. No, io farò una scelta differente. No, ben presto si differenzierà tutto, tranquillo. Ah, ah. Questa era la mia scelta differente. Boom. Tu perché hai fatto quella cosa? Ma io non lo so, io a volte agisco, diciamo così, un po'... Sì, che campagno! Capito, non è che io abbia... Cioè, le mie strategie sono spesso dettate un po' dallo scazzo del momento, non proprio da chissà quale... Cosa? No, dico, non è che io proprio stia lì a farmi chissà quante pippe mentali. Ma io sì. Stavo a far una cacata. In linea di massima, se lo poggio qui non dovrebbero succedere troppi casini, vero? Bene. Merda benedetta. Io sto tirando la corda in una maniera preoccupante proprio. Anch'io. E forse adesso faccio il cacatone supremo, proprio quello che mi... Ca.
Cazzo. La no, rischio. Ho fatto una cagata. La rischio! Allora, non so più dove ficcare i pezzi. Non cadermi. Madonna, ma pure tu non ne stai sbagliando uno? No, sto sbagliavo. Cristina. Ottimo, allora ho vinto. Purtroppo mi sono andati storti alcuni inserimenti e questo mi ha penalizzato mostruosamente. No, perché fa così? Non so dove metterlo. Di piatto, là. Così. No! 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 Se azzeccavi quell'entrata, l'avevi, eh? Se azzeccavi quell'entrata, entravi proprio. No, vabbè, non ci credo. Forse non lo avevi, ma quasi. Non ci credo, dai. No, no! Perché hai fatto ciò? È stato il mouse. Il mouse. Il mouse. No, Cristina! No, vabbè, se vinco a sto giro... Io ho fatto il cagatone, eh? Che ha fatto proprio il cagatone supreme. L'ho sbagliata forte. Ma tranquillo che anche io ho fatto il cagatone. No, io l'ho sbagliato molto di più, figlio. Madonna, ragazzi. Mi sto leggermente ansiogenando. No, mi sto praticamente scavando una fossa a tre piani con le mie stesse mani. Io sto facendo il rompicapo meno preciso. Ma io guarda che ne ho... Ma tu come fai, eh? Non lo so, ti ho detto sto messo di merda! Cazzo! Ok, almeno questa la vinco. No, questa la vinci proprio. Nah, niente. Non la recupererò mai, questa è impossibile. No, vabbè. Vinci tutto, dai. Non rischiare. No, non lo sto mica rischiando. Anzi, hai fatto un gran bel lavoro. Oi, zio! Nozzo, puttana gnotta! Dai, hai vinto. Hai stravinto, sto giro. Costruito un alberello. Molto bello. Sono delle sfide veramente incredibili queste di Tricky Tower, eh. Ma queste del rompicapo fanno il mal di testa. Mo. No, merda, non mi è venuto perfetto l'inserimento. No? Perché? Perché pende un po'. Ma non fa niente, pende da solo lo stesso. No, quando lo fai proprio perfetto non pende un cazzo. Però posso correggere in questo modo e in questo modo. Ho paura a metterlo. Oh, merda. Sì, no, potrebbe non riuscire. Bisogna stare calmini. Questo è buono. No, che cazzo faccio? No! Ma già l'hai fatto? Sì, purtroppo sì. Ben torcio. Solo che ci vorrebbe arca puttana. Solo che ci vorrebbe l'edera. Cazzo, lo metto qua? No, questo mo... Se lo metto qua casca. Dici? No, almeno mi brucio solo questo. E mo bisogna vedere, facendo i conti. Sembrano di più i miei, ma non lo so. Ma di uno. Ma dove lo... Non lo potevo posizionare quello. Hai vinto. No, aspetta, pareggiare. Possiamo pareggiare. E andare allo spareggio. Oh, bello, pieno di buchi. Questo mi piace.
perché apre le porte all'immaginazione. Quello è un bel inserimento, vedi che è venuto pulito. No, ma secondo me non è coincido, eh. Quello no, per esempio. Bel inserimento anche questo. Non so come cazzo ho fatto, ma ha funzionato. Oh. Siamo leggermente concentrati. Oh, merda. Comincia a diventare veramente infernale. Tu già, ma tu stai molto più, vai molto più veloce di me. Oh, merda, puttana. Oh. Mi sono incartato. Oh, madonna del ponticello di legno. No, perché l'ha toccato? Non doveva toccarlo. Merda, che cazzata ho fatto. Ok. L'uomo del nuovo mondo. L'hai pure bilanciata, eh. Vai, vai, che te la meriti, vai. No, non so dove metterlo. Là. Di piatto, due! No, c'avevi lo spazio! Oh. C'avevi lo spazio per metterlo in due. Mo te la pingulo, però. No, potrebbe morire tutta la struttura. Non so se ce la faccio. Vediamo. Di uno, soleggio. Due. Dobbiamo mangiare, ragazzi, grande sfida quest'oggi su Tricky Tower. Più uno, continua. Ah, supplementare. Porca troia, è difficile. Sto proprio soffrendo. Ma è giusto così, dobbiamo soffrire, perché la sfida è questa, è sofferenza. È incredibile come riusciamo ad avere sempre degli approcci diversi. Completamente diversi su Tricky Tower. Però credo che sia in qualche modo la nostra... No. Mi sono pregiudicato qualsiasi cosa. Pregiudichiato, dice Betel. Ok, allora adesso bisogna andare piano. Madonna, che cazzo hai combinato là. Io rischio, sto per rischiare tantissimo. Madonna! Non so dove metterlo, lo metterò qui. Non so dove metterlo, lo metterò. No, cazzata. Io rischio tutto.
Merda, no, devo farmi i cazzi miei. Non posso rischiare attualmente, non posso rischiare. Hai vinto tutto. Non è detto, eh. No, stai messo, io stavo messo una meraviglia, avevo un sacco di pezzi. Ho voluto fare il coglione. Io mi sto cagando sotto. Si taglia con il coltello. La tensione si taglia con il coltello. No, ce l'ha il posto suo, ce l'ha a destra però. Così gli cade. No! Non so se ci conta i pezzi. No! Non potevo perdere. Bella ragazzi. Ce l'avrei fatta. Ho messo un pezzo sbagliato, ma ho fottuto. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay.